è proprio lui, l'abbiamo beccato. Come bene, paparazzo. Allora, salute maestro Cosimo Papandrea, in aria svizzera. Come ci sentiamo per lanciare questo nuovo, diciamo, questo nuovo percorso di avventura del Tour 2019 dalla Svizzera, Live Hangar, giusto? Questa sera alle ore 22. Sì. Sì, più o meno quelle allora. Più o meno verso le 22, sì, iniziamo il concerto. È già okay. la nostra seconda data in Svizzera nel 2019. Ah, bene, bene, bene. Poi le prossime ho visto sul sito che saranno a Live Vaccarizzo, Santa Sofia de Piro. Comunque sì, basta andare sul sito di Cosimo Papandrea che si può vedere, insomma, in tempo reale gli aggiornamenti delle date. Sì. Perfetto, certo. Perfetto. Ma vogliamo dire qualcosa, insomma, di questa esperienza svizzera, anche se è la seconda? Com'è il pubblico svizzero? Il pubblico svizzero è sempre caldo, specialmente quando beve. Sì, sicuramente si divertiranno con noi e balleranno con noi anche gli svizzeri. Ma dove suoniamo è una comunità calabrese, diciamo, sono tutti calabresi, sì, quelli che hanno organizzato questa serata. E questo mi sembra che è il 19° anno che la fanno. È 19 anni che fanno questa festa, sì. Io in Svizzera ho anche parenti, quindi la Svizzera sente molto, diciamo, le tradizioni calabresi, le tarantelle, quindi è una cosa bella esportare, anzi no, in questo caso è far rivivere le emozioni della terra calabra in Svizzera. Certo, certo, questo è molto importante, è sempre una grande emozione comunque quando andiamo fuori dalla Calabria. Questa è una cosa veramente bella, ci divertiamo, facciamo divertire. Beviamo, balliamo e mangiamo. E poi hanno fatto la trippa qua. Ah, ecco, io so che adesso vi siete fermati proprio per mangiare, quindi non vi vogliamo rubare tempo perché qui bisogna mangiare, riposare per questo concerto. La trippa la mangiamo stasera comunque. Ah, allora, quindi vi hanno preparato, insomma, per questa sera una bella trippa, un po' di vino rosso. La cucina tipica calabrese hanno dovuto fare qua, la salsiccia arrostita, un po' tutte, diciamo, la tipica calabrese. Insomma, il maestro Cosimo Papandrea e tutto, insomma, il suo entourage è pronto per questa musica che veramente travalica i confini svizzeri. Non c'è bisogno di nessun passaporto per far passare questa musica, perché è internazionale, dai. Sì, 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 va bene, internazionale. Noi cerchiamo di sottocanarla anche fuori dalla Calabria, stiamo facendo delle date importanti. Quanto prima faremo il tour in Australia, credo, in Canada. Vediamo, siamo in attesa di conferme. Bene, bene. Maestro, io veramente ringrazio per la disponibilità, anche perché comunque dalla Svizzera effettivamente è anche un po' dura fare un collegamento, però davvero grazie di essere stati su Liberi TV. Noi ringraziamo chi ci sta ascoltando, ringraziamo voi e davvero fatevi valere come fate sempre, perché la musica è davvero l'anima della terra calabrese, ma è l'anima in generale, quindi portate un po' di anima calabrese ai calabresi in Svizzera. Sicuramente sì, sicuramente sì. A tutti indistintamente. Ripetiamo che comunque sul sito, anzi sulla pagina Facebook di Cosimo Papandrea c'è la possibilità di vedere le altre date in Calabria e non solo. Certo. Grazie ancora del collegamento. Grazie a voi. A presto. Perfetto. Quindi stavi dicendo che adesso uscirete con un disco nuovo. Sì, stiamo lavorando sul disco nuovo. Credo, spero e credo che a giugno siamo pronti a uscire con il nuovo disco. Continuare la tournée che è già iniziata, bene dico, dalla Svizzera non ci sono solo calabresi, ma ci sono anche gli svizzeri che ci apprezzano. Stiamo lavorando per andare fuori dalla Calabria, che ci fa sempre onore, della nostra terra, e portare quello che è la tradizione calabrese anche fuori dalla Calabria. Cioè, ci stiamo lavorando e credo che stiamo riuscendo bene. Tanto è vero che andiamo a Milano, andiamo a Torino, dovremmo andare in Australia, in Canada e vediamo, perché non negli Stati Uniti. No, non bisogna fare limiti, assolutamente.
No, allora, comunque vi inviteremo alla presentazione del disco, se volete venire, faremo la conferenza stampa a Reggio Calabria, nella sala della provincia. E quindi, se volete essere presenti, vi faremo l'invito per venire alla presentazione del nuovo disco. Volentieri, sì. Ci saremo sicuramente. Ci saremo, okay. Sicuramente. Allora, grazie. Ancora delle informazioni anche extra, queste sono insomma informazioni aggiuntive. Buon concerto. Tutte le date, man mano che entrano le date, i fan, chi vuole partecipare ai concerti può guardarle, che verranno messe su il calendario sulla pagina sia di Cosmo che quella della S Concerti, un po' anche su Facebook, vediamo un pochettino. Stiamo organizzando anche con i nuovi mezzi internet dicendo, per comunicare non solo in Calabria ma anche fuori. Perfetto, bisogna essere social. Benissimo. Allora, grazie ancora. Io vi auguro buon pranzo a questo di punto. Niente, un grande saluto dalla Calabria, dalla Svizzera. Grazie. Ricambiamo il saluto. Liberi TV, Riccardo Cristiano. Francesco, ci sei? Buona giornata e grazie. Ma di niente, a disposizione. Okay? Assolutamente, grazie a te. Un saluto a tutti quelli che mi seguono. Grazie mille. Ciao. Buona giornata.